Ragazzi, io sono molto entusiasta delle nuove funzioni del Luna Cube, a parte quelle pay to win, ovviamente, quindi questa sezione non ho neanche capito come funzioni, ma è pay to win, per certo. Questa, ma non ne vale neanche la pena, da quello che ho capito. Se cliccate Merchant Support, credo che arrivino degli NPC ad aiutare a conquistare quella fortezza o a difenderla, e per ricompensa vi danno queste medaglie qui. Cioè, però non è molto vantaggioso, quindi lasciamo perdere queste due sezioni. Quella più interessante invece è questa, perché qui potete praticamente inserire e conservare per sempre delle skin di valore, anche quelle che potete skinnare solo una volta. Ad esempio, io qui ho la skin di Beritra. Mi metto questa. Una volta che la mettete, se la togliete da qui la perdete. Se invece la tenete, potete continuare a skinnare le vostre, il vostro gear con queste qui. Quindi io seleziono questa e ad esempio skinno questo Strife del Cacchio, Eterna. Ovviamente le prime volte, costa 0. Più io continuo a skinnare e mi si alza, cioè non è che mi si alza, va al suo prezzo standard che è 80 qualcosa. Però ad esempio se lo usate per skin importanti di valore, ad esempio una Fire Dragon, o ad esempio una Water Dragon o le future che ci saranno, è molto importante, così conservate un skin che hanno valori inestimabili. Quindi io clicco qui. Ok. E ho ancora la Beritra, quella vecchia. E adesso mi costa 89 Luna Coin. Quindi se io continuo a tenere questa, ad esempio, volessi skinnare questa, posso farlo, però pago 89 Luna Coin. Ok. E quindi questa è una delle funzioni più importanti. Abbiamo due slot liberi all'inizio, però possiamo ampliarli pagando ovviamente. Ok, invece poi abbiamo quest'altra sezione che è molto interessante per me, perché potete farmare con tutti i vostri PG dei materiali che vi servono per craftare queste skin. Questi materiali o li comprate tramite Luna Coin, o se no li farmate in queste due instance che sono molto semplici. Metterò dei video in cui faccio l'anch'esse e potete ottenere tutti questi materiali easy. Quello più raro è questo, Luna Light. Si può trovare solo in queste instance che si fa soltanto, si resetta settimanalmente, mentre quest'altra è giornaliera. Però se voi trovate qui delle skin che vi interessano tantissimo, potete valutare se ne vale la pena shoppare soltanto questo materiale qui, che è quello più raro, mentre gli altri li farmate. Ad esempio, magari una skin che costa 100 e passa Yon Coin, potete ottenerla molto meno comprando solamente semplicemente questo materiale, e gli altri invece li farmate nelle instance. E sono cose molto interessanti. Ogni personaggio ha dei craft diversi. Alcuni sono con un risultato del 100%, ad esempio questo, e gli altri invece con un percentuale di successo ridotto. Poi abbiamo questa che è giornaliera, che costa 0. Adesso io l'ho già preso. Quindi su ogni PG avete una mystery box gratuita e vi esce un materiale random. Non so se da qui può uscire anche questo, perché per ora non mi è uscita, però forse può uscire anche da qua. Bene, poi niente, queste qua, quindi dovete farmare giornaliere, questa qua settimanalmente, e poi questi qui per me non hanno senso, cioè sono molto economici perché non avete bisogno di materiali rari. Forse un po' questo, ma gli altri si trovano easy. Però questo gear
Sì, è PUP, ma va augmentato e non è che ha tutta sta difesa fisica. PUP. Quindi non ne vale la pena secondo me, però magari un PG nuovo può valutare di farmarselo. Magari su un secondo PG che non ha su niente può valutare di farmarsi queste instance per farsi il gear PUP. Ha un rate del 100%, quindi no problema. Quindi ragazzi, io sono rimasto entusiasta di questa funzione, fatemi sapere la vostra.